Carissimi, in questo giorno così particolare per me, mi rivolgo a tutti voi per trasmettervi con il cuore pieno di fiducia e di speranza quell'invito alla gioia che la liturgia di oggi rivolge a tutti con il suo canto iniziale. Celebriamo con gioia la Natività della Beata Vergine Maria. Da lei è sorto il sole di giustizia, Cristo nostro Dio. Proprio in questa cattedrale, simbolo e compendio di tutte le chiese della diocesi e luogo della mia ordinazione presbiterale ed episcopale, nel contesto liturgico della solennità di Maria Nascente, cui è dedicato il Duomo, la provvidenza divina mi offre oggi la grazia di rivolgere il saluto ufficiale al termine del mio mandato episcopale al servizio della Chiesa di Dio che è in Milano. E non può essere che un saluto tutto ispirato alla maternità di Maria e alla straordinaria fecondità della Chiesa. Un saluto veramente sereno e gioioso, pur accompagnato da quei sentimenti umani che sono legati ad alcune inevitabili forme di distacco. Ma questo distacco avvicina a Gesù e fa riscoprire un'idea più profonda del mistero della Chiesa e una visione della Chiesa più alta e più lungimirante. E così con la Chiesa professo la mia fede, per essa rinnovo tutto il mio affetto e in essa ripongo ogni mia speranza. Sento oggi quanto mai viva in me la verità affascinante e impegnativa del motto episcopale che 22 anni fa mi accompagnava nell'ingresso nella diocesi di Ancona Osimo, Gaudium et Pax. I sentimenti e lo stile con cui volevo servire la Chiesa come fratello e come vescovo erano il segno della gioia e della pace. Oggi vorrei che l'esperienza della gioia e della pace non fossero tanto la sintesi del mio servizio in mezzo a voi, quanto l'augurio più semplice e appassionato per il nostro cammino e per il cammino di tutta la Chiesa aperta al domani. A te, Chiesa di Milano, il Signore doni gioia e pace. Mi pare di poter ritrovare questa gioia che dona pace secondo un triplice sguardo di gratitudine che ha segnato e dovrà segnare il nostro cammino di Chiesa nella fedeltà al Signore e ai Suoi disegni d'amore. Il primo sguardo contempla la bellezza spirituale di Maria Santissima e della Chiesa. Una contemplazione questa, tutta vibrante di gratitudine e di fiducia per il tanto che mi è stato donato di grazia, di bene, di santità in questi anni del mio ministero episcopale. La bellezza spirituale di Maria deve essere considerata non solo in se stessa, ma anche in rapporto alla Chiesa, di cui lei è specchio vivo e splendido. Per questo la liturgia, mentre parla di Maria, che sorge come l'aurora, bella come la luna, fulgida come il sole, dice moltissimo anche della realtà concreta della Chiesa. Io sono la madre dell'amore e del timore, della conoscenza e della santa speranza. In me ogni dono di vita e verità, in me ogni speranza di vita e di virtù. Avvicinatevi a me, voi che mi desiderate, e saziatevi dei miei frutti. In particolare, nella festa della nascita di Maria, in questo maestoso Duomo, desidero fare memoria e rendere grazie a Dio della bellezza e della luminosità di questa nostra Chiesa ambrosiana, in se stessa e nelle sue concrete comunità, nelle famiglie, nelle singole persone. Ci sono vivi, manifesti o nascosti, molti doni e numerosi carismi di fede e di esperienza spirituale.
Ci sono infinite generosità a servizio dei più umili e dei più poveri, in diversi contesti sociali e in mezzo a molte difficoltà. Quanta carità, quanto buon esempio visto di persona in questi anni e quanto amore. Voglio ricordare i ragazzi e i giovani che ho incontrato, con la loro freschezza e il loro entusiasmo, con la loro splendida testimonianza ricevuta alla Giornata Mondiale della Gioventù a Madrid. Vedo davanti a me tanti genitori che amano i loro figli e desiderano per essi un futuro di verità e di giustizia in cui possano crescere accanto a qualcuno che parli loro di Dio e del suo amore per noi. Penso a tanti uomini e donne di buona volontà e in particolare alle diverse autorità che lavorano per il bene comune, affrontando molti ostacoli e con straordinaria perseveranza. Sono molto vicino ai miei confratelli sacerdoti, verso i quali mi spingono una grande stima e un affetto sincero. Carissimi, stiamo attraversando molti cambiamenti nella Chiesa e nella società, cambiamenti che ci hanno portato anche a qualche sofferenza e ad alcune scelte non facili. Ma tutto questo ci apre al futuro, ci purifica, ci riconduce all'essenziale, ci fa riflettere innanzitutto sulla nostra stessa fede e sul senso profondo del nostro ministero. Vorrei dire a tutti i sacerdoti di questa nostra Chiesa, da oggi, nell'intercessione della preghiera, vi sentirò ancora più vicini. In particolare oggi vorrei ricordare, ringraziandoli, Sua Eccellenza il Vicario Generale, i Vescovi Ausiliari, gli altri confratelli Vescovi che mi onorano con la loro concelebrazione, i Vicari Episcopali delle Sette Zone e dei settori pastorali, i decani, i diversi collaboratori. Un saluto cordialissimo desidero rivolgere al Cardinale Carlo Maria Martini, che mi ha sempre accompagnato con ammirevole discrezione e molto affetto. In questi anni ho sentito davvero il conforto e l'intercessione della sua preghiera. Carissimi, la prima telefonata di questa giornata è stata la sua e ora vi posso dire è stata la più bella di tutte. Durante l'omelia che ha interrotto il Cardinale, ma è ancora vivissimo l'affetto per il Cardinale Martini, che è stato sulla cattedra di Ambrogio Carlo dal 1980 al 2002, 22 anni intensissimi. E penso, riascoltiamo il Cardinale Tettamanzi. Penso che questo battimani arrivi fino a Selva di Valgardena, dove si trova il Cardinale. Non posso dimenticare i carissimi seminaristi e in particolare i candidati 2012, i diaconi, i consacrati e le consacrate di cui è ancora così ricca la nostra Chiesa e tutti i fedeli laici, soprattutto coloro che a diverso titolo si impegnano nella Chiesa e nella società con una chiara testimonianza evangelica ed umana. Ai figli di questa Santa Chiesa di Milano non mancano certo le rughe e qualche macchia di infedeltà nell'accogliere il Vangelo così com'è e nel rispondere al mandato universale della carità. E tuttavia, mentre riconosciamo questo umilmente e con sincerità di cuore, voglio rendere anzitutto testimonianza del bene, dei segni di Dio che in questi anni ho potuto contemplare nella nostra Chiesa milanese. Vi sono autentici tesori di santità, di generosità, di purezza di cuore, di carità vera che costituiscono la bellezza spirituale e umana di questa Chiesa. E se ho cercato di servire e guidare questa Chiesa, devo riconoscere con gratitudine di esserne stato anzitutto io stesso edificato, incoraggiato e ricolmato di gioia grazie a un'infinità di persone che ho cercato sempre di salutare a una
e a molte comunità. Per questo guardo la Chiesa di Milano e al suo futuro con umile realismo, sempre colmo di fiducia e di serenità. Il secondo sguardo di gratitudine che anima oggi la mia preghiera e il mio augurio è il costante anelito verso quello slancio missionario con cui ho cercato di contrassegnare la vita della nostra Chiesa e delle nostre comunità. Fin dall'inizio del mio servizio episcopale ho voluto incoraggiare ed assumere con grande serietà la sfida di annunciare ancora e sempre il Vangelo. Sentivo nel cuore l'urgente necessità di un nuovo annuncio a tutti e a ciascuno, ai vicini e ai lontani, non tanto con le parole, ma innanzitutto con una testimonianza personale della verità di Gesù Cristo e della bellezza della fede in una società che è in cerca di speranza. Auguro davvero che questa bellissima Chiesa di Milano sappia rinunciare a molte cose pur di non perdere ciò che è essenziale. Forse occorrerà ridurre qualcosa dei nostri programmi e delle nostre istituzioni, ma semplicemente per renderla ancora più agile e più splendente, positiva, capace di entrare nel cuore delle persone e nei bisogni più veri di questa nostra generazione. Il nostro Paese ha bisogno di una Chiesa trasparente, che sia maestra e madre, comprensiva ed esigente, pronta solo a servire e non a conquistare, unicamente preoccupata di far incontrare Gesù Cristo mediante la fede e la carità, capace per questo di amare ogni uomo perché figlio di Dio. Nel difficile conflitto delle interpretazioni e nell'analisi complessa del tempo presente, al di là di ogni ideologia e oltre ogni opportunismo del momento, ho cercato e ho sempre chiesto a tutti voi di mantenere fisso lo sguardo su Gesù, colui che dà origine alla fede e la porta a compimento, e di tenere come bussola il Vangelo, parola, celebrazione e vita. Non finiremo mai di ritornare all'evidenza del Vangelo, alla sua forza irresistibile, alla sua bellezza affascinante e alla sua divina capacità di aprire tutti noi al futuro. Si annuncia il Vangelo con una vita sobria, con una solidarietà sincera, con la giustizia che onora la dignità personale di tutti, con il coraggio di scelte profetiche. Si annuncia il Vangelo con una vita ecclesiale basata sulla comunione, che fonda la collaborazione e suscita la corresponsabilità. Si annuncia il Vangelo rendendo ragione della speranza che è in noi e facendolo davanti al mondo, dice Pietro, con dolcezza e rispetto, con una retta coscienza, non cedendo mai a nessun risentimento, ma divenendo seminatori di gioia e di pace. Voglio rinnovare il mio appello allo slancio missionario anche simbolicamente, lasciando in dono a tutte le comunità parrocchiali il nuovo evangelario ambrosiano, un segno potente di fede e di arte, per dire il nostro amore a Cristo e alla sua parola, la nostra apertura al mondo contemporaneo e la fiducia audace nello Spirito Santo che lo abita, la nostra nativa e liberante vocazione a realizzare la bellezza divina dell'umano e del cosmo. Chiesa di Milano, ascolta il Signore e guidata dalla sua parola, corri sulle vie dove il Vangelo stesso ti manda in missione, con umiltà, con fede e coraggio. Infine, il terzo sguardo, il più acuto e lungimirante con cui oggi contemplo Maria, Vergine Madre, e con lei la Chiesa di Milano, si rivolge verso il dono della santità, santi per vocazione. Nel quadro dell'anniversario della canonizzazione di Carlo Borromeo, nel ricordo delle numerose beatificazioni e della canonizzazione della beata Gianna Beretta Molla avvenuta negli anni del mio episcopato, il mio saluto diventa preghiera. Preghiera perché possiamo tutti avere veramente nel cuore
il desiderio della santità, ciascuno nella sua vocazione, secondo il suo stato di vita, con le sue doti e con i suoi limiti, con i suoi compiti e con le sue responsabilità, con le sue sofferenze e con le sue consolazioni. Davvero, sì, davvero, Dio è mirabile nei suoi santi e noi sappiamo che la santità è la pienezza, è la misura alta di ogni vita cristiana, è la pienezza di ogni esistenza umana. Come abbiamo sentito nell'Epistola, lo Spirito di Dio abita in noi e ci conduce a esprimere in noi la vita stessa di Dio, ad essere perfetti come il Padre che sta nei cieli, santi perché Lui è santo. A tutti è rivolta la meravigliosa chiamata a essere santi. Questa vita spirituale profonda che è la santità attraversa la nostra biografia ed è ciò che rimane mentre tutto il resto passa. È la modalità unica e irrepetibile con cui il Signore ci attira nelle varie stagioni della vita. Mentre cresciamo nella santità, comprendiamo la parte più vera di noi. Si chiariscono i nostri compiti e si consolidano le nostre responsabilità. La santità si coltiva a partire dalla preghiera e con il passare del tempo, se la santità cresce in noi, diventiamo sempre più buoni, più esigenti con noi stessi, più misericordiosi con tutti. La santità ci dischiude il cuore stesso di Dio. La santità è la condizione necessaria per rendere credibile ed efficace la missione che ci è affidata per il bene della Chiesa e di tutta intera la società. Con questo animo libero e con questa autentica passione per la nostra Chiesa, carissimi, guardiamo in avanti. Sì, guardiamo in avanti, fratelli e sorelle, verso il sole che sorge dall'alto. Nella gioia, nella verità della fede, con sincero affetto auguro insieme a voi al nuovo arcivescovo, il cardinale Angelo Scola, di entrare amato e benedetto e nel nome del Signore come vescovo di questa Chiesa. Vorrei dire ancora una volta a lui che la Chiesa di Milano, nella quale è nato ed è stato battezzato, lo aspetta per compiere insieme un altro tratto di strada. La Chiesa milanese ama i suoi arcivescovi e li aiuta moltissimo nel loro ministero. Ringrazio personalmente il Signore per tutto quello che ho ricevuto e prego Maria Nascente per il nuovo arcivescovo. Per sua intercessione il Signore gli conceda di gustare senza misura i prodigi della sua grazia. Sufficit gratia tua. Dicono che nelle giornate limpide e un po' ventose, da Villa Sacro Cuore di Triuggio si può vedere la Madonnina del Duomo. Una visione che fin dal primo giorno del mio ingresso in diocesi come vescovo mi è sempre stata di aiuto e di consolazione. Oggi questa visione mi richiama quel vincolo di fede e di affetto che non potrà mai essere cancellato perché è stampato da Dio nei nostri cuori. Ed anche se non sempre potrò vedere la Madonnina del Duomo, sono sicuro che pure nelle giornate meno limpide sarà sempre lei, Maria, a rivolgere su tutti e su ciascuno di noi il suo sguardo materno e misericordioso. Ogni giorno pregherò la Madonna per la Chiesa di Milano che mi ha generato nella fede e che ho cercato di servire con amore. A voi tutti che mi siete diventati cari, siano gioia e pace.